Allora, salve a tutti, siamo la compagnia Saguntala e io sono Aurora Pica, la direttrice artistica e coreografa di questa compagnia. E ci troviamo a Trecchina e questa sera porteremo in scena il nostro spettacolo dal titolo Saglie Saglie, e che vuole essere un omaggio alla vita nel meridione, attraverso la donna, attraverso la figura della donna, attraversiamo un po' quella che è la vita di tutti i giorni del sud, insomma, dei paesi del sud, e in particolar modo tocchiamo, insomma, il Napoli e dintorni, e speriamo, insomma, possa essere uno spettacolo piacevole. Qui accanto a me ho le ragazze della compagnia, che sono 3 anni che collaboriamo insieme. Ognuna viene da un'esperienza un po' diversa, personale. Mariana Cifarelli, Elettra Rossi, Maria Cristina Canta, e passo a loro la parola. Sono Marianna, no, ci terrei particolarmente a sottolineare il fatto che, essendo lucana, ho tenuto particolarmente a valorizzare il territorio con questa nostra presenza. Già siamo state qui nel 2011 al Premio Mediterraneo e ho voluto ripetere, insomma, questa occasione proprio per dare valore, ecco, al territorio da cui provengo, perché uno si viaggia tanto ed è giusto che porta l'arricchimento che è fuori anche nel proprio territorio. E passo la parola a Elettra. Salve a tutti, io sono Elettra e sono da poco, rispetto alle altre, sono da poco entrata in compagnia, però ho trovato un linguaggio che appunto mi piace e sono contenta che venga poi portato anche soprattutto nel meridione, e quindi niente, spero di poter ripetere anche in altre zone, in altre località del sud Italia questo spettacolo. Passione per il ballo quando inizia? La mia da piccola, devo dire, più o meno avevo 5 anni, poi ho studiato diversi stili e in diversi posti anche, e poi alla fine niente, sono approdata alla danza contemporanea perché penso che sia la cosa che più sento più vicina a me, e quindi ho trovato la mia strada, diciamo. E adesso passo la parola a Maria. Salve, sono Maria Cristina e io anche ho iniziato piccola, però neanche troppo piccola. Ho iniziato a 9-10 anni, sempre classico in realtà ho fatto, però diciamo negli anni con la maturità mi sono resa conto che, insomma, la danza contemporanea era quello che faceva per me, e con Aurora Pica, la compagnia Saguntala, sono riuscita anche a dare più sfogo a questa mia passione, a questa mia indole. E come già ha detto Marianna, devo dire, siamo molto contente di portare finalmente in giro la danza contemporanea, perché c'è molto poca conoscenza riguardo questo linguaggio. C'è tanta danza moderna, però anche tramite la televisione. Il fatto di riuscire a portare anche in un paesino, come comunque un paese come quello di Trecchina, in un'occasione come quella appunto dell'estiva, è anche un modo per riuscire a portare molto di più in Italia la danza contemporanea, che tutti si chiedono cos'è. Ecco, questa è l'occasione giusta per far capire cos'è la danza contemporanea. Ecco, chiudiamo con Aurora. Cosa possiamo dire a pochi minuti dallo spettacolo? Beh, sicuramente che siamo contente di far parte dell'estate trecchinese, quindi è un ritorno molto piacevole e ci auguriamo che possano avvenirne altri. Speriamo che vada tutto bene, speriamo lo spettacolo piaccia e che sia anche un po' uno spunto di riflessione verso una tematica comunque affrontata attraverso la danza, perché la danza è un linguaggio che può comunicare e deve farlo. Grazie, grazie a tutti.